Petra del Mantova lancia un fumogeno sui campi da tennis, sfiorato il dramma per i soci del club. Al via i lavori della tratta bassanese della Pedemontana, ruspe al lavoro tra Bassano e Cartigliano. Il governatore del Veneto Luca Zaia, tu per tu con il direttore Baccialli su Rete Veneta questa sera alle 21.05. Ai nostri microfoni la disperazione di Oscar e Ilenia, giovane coppia rimasta senza un tetto. Ancora Vander in azione, in via Fontanazzi a Fonte, a fuoco un semaforo, la rabbia del sindaco. Sabato a Fontaniva l'ultimo saluto ad Erika e Marco, i due fidanzati morti in Australia. Presentati i nuovi dirigenti dell'ULS 3, fare bene in tempi difficili, il motto della squadra di Compostella. Otilello di Galliera attende il nuovo Palasport, darà una risposta alle esigenze del territorio. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di TG Bassano. In apertura la cronaca, perché il lancio di un fumogeno a margine della partita Bassano-Mantova che si è disputata ieri pomeriggio al Mercante ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. Vediamo. Poteva avere conseguenze decisamente più gravi il gesto compiuto da un ultra mantovano di 37 anni denunciato dal commissariato di polizia per possesso e lancio di materiale pericoloso e danneggiamento a seguito di incendio a margine della partita che si è disputata ieri al Mercante, che ha visto i giallorossi battere 2-1 gli avversari del Mantova. Una sconfitta che non è proprio andata giù a una ventina di tifosi lombardi. Nei vicini campi della società tennis Bassano, lungo via Colfagheron, è stato tirato un fumogeno che ha innescato un pericoloso incendio che ha bruciato un albero e per pochissimo non ha intaccato anche la tensostruttura all'interno della quale alcuni soci del club stavano giocando a tennis. Momenti di paura, subito sul posto gli agenti del commissariato di polizia, ma provvidenziale è stato l'intervento di un socio del club. Ha fatto innanzitutto uscire i soci dalla struttura, perché le fiamme lambivano proprio il pallone presso statico, e poi insieme a un socio che mi ha aiutato ha preso un estintore, sono salito sul tetto di questa ricovero attrezzi che abbiamo. E con l'estintore siamo riusciti ad arginare il fuoco, quel tanto che è bastato perché ci fosse il tempo di andare a recuperare una canna dell'acqua e estinguerlo. Quando il mio estintore è terminato, è arrivata il camioncino della polizia che aveva un altro estintore, e quel minuto in cui siamo riusciti ad arginare il fuoco secondo me ha salvato il pallone, perché diversamente sarebbe andato bruciato. Al proposito, la società Tennis Bassano si costituirà parte civile, è già scattata la denuncia, per il 37enne è stato richiesto anche il DASPO, così come per un altro ultramantovano, 28 anni, da valutare la posizione degli altri tifosi che durante la partita non solo hanno continuato ad intonare cori offensivi nei confronti dei bassanesi, ma avevano già acceso, nonostante la massiccia presenza di poliziotti, un fumogeno in tribuna. Ed ora parliamo di viabilità al via Le Ruspe, stiamo parlando ovviamente della Pedemontana Veneta, cantiere ultradecennale, secondo alcuni residenti che ben conoscono tutto il progetto, questa infrastruttura non avrebbe più alcun senso di esistere. Ruspe al lavoro da stamattina a Bassano per la costruzione della Pedemontana Veneta. Per il primo periodo, lo ricordiamo, la viabilità non subirà disagio o interruzioni in quanto le opere saranno svolte lungo i margini della strada. Poi si procederà a microcantieri per limitare al massimo i disagi. A rimettermi maggiormente, in ogni caso, sarà chi si vedrà non solo espropriare i terreni, ma soprattutto abbattere la casa per permettere il passaggio dell'infrastruttura. Un'infrastruttura che, secondo soprattutto i residenti interessati dal suo attraversamento, non avrebbe più senso di esistere perché non sussisterebbe più i presupposti per la sua costruzione. 20 anni fa poteva avere un piccolo senso fare questa autostrada, adesso secondo me non è assolutamente. Cioè corriamo il rischio veramente di chiudere la stalla non solo dopo che i buoi sono scappati, ma dopo che i buoi sono già morti da un pezzo. Quindi stiamo dando una risposta tardiva, 40 anni tardiva rispetto a quella che poteva essere la necessità. Renato Bertazzo abita proprio nell'area dove oggi sono iniziati i lavori della Pedemontana. Per anni si era occupato del comitato anti-Pedemontana, per anni ne aveva seguito i progetti e lo sviluppo. Oggi da privato cittadino si esprime in maniera molto critica. Valeva la pena fare un'infrastruttura di questo genere con tutto un bagaglio di danni certi e dei benefici tutti da calcolare, tutti da vedere, tutti un po' nell'ombra, insomma, perché se è vero che c'è un'esigenza di mobilità che fra l'altro negli ultimi anni è anche diminuita,
sicuramente a una richiesta legittima del territorio bisogna fornire delle soluzioni efficaci e non delle soluzioni magari teoricamente facilmente percorribili come quella del project financing. E ora voi la parola con il quesito del TG Linea Aperta. Pedemontana e Valsugana in tempi di crisi hanno ancora senso di esistere? Servono ancora? Questo è il TG Linea Aperta della settimana. Diteci la vostra come sempre attraverso un sms, un fax oppure una mail all'indirizzo redazione@reteveneta.it. Ed ora torniamo ad occuparci del pericolo alluvione. Questa sera una lunga intervista del governatore del Veneto Luca Zaia con il direttore Luigi Baccialli, una piccola anticipazione: a breve scadranno i bandi per la chiusura dei bacini di laminazione per Caldogno e Vicenza e al via i lavori. Cioè lei voleva fare il commissario straordinario per l'alluvione, no? Certo. Le hanno detto no, guardi, o così o pomì, e lei ha detto vabbè, allora attaccatevi al tram e non lo faccio. Basta. No? Più o meno, in soldoni e così. La verità è che io sono stato oggetto di polemiche anche da parte di molti amministratori, i quali andavano sui giornali a dire che io avevo i poteri speciali, che potevo risolvere tutto, le casse di espansione, raccontando sostanzialmente due balle. La prima sui poteri speciali, io non ho mai avuto poteri speciali. Per rendere evidente questo, mi sono rifiutato di firmare ogni carta che non mi attribuisse poteri speciali. A un certo punto è diventato pubblico e io non ho i poteri speciali. La seconda balla è quella delle casse d'espansione. Noi abbiamo tutta una serie di opere, Caldogno, Trissino, Muson dei Sassi, Pra dei Gai, che sono i famosi bacini di laminazione, Via Diaz, che è un'altra cassa d'espansione a Vicenza. Io ho sempre detto, guardate che il commissario dell'alluvione non c'entra nulla con i bacini, perché non è competenza del commissario, la fa la regione sta roba. Il problema sia che noi abbiamo costruito e annuncio qui che Caldogno e Trissino sono in gara, a fine febbraio è chiusa la gara e si parte con i lavori. E ora io chiamo Rete Veneta, sono venute due persone presso la nostra redazione proprio perché hanno ascoltato l'appello della nuova rubrica che vi stiamo proponendo. Io chiamo Rete Veneta, sentite la loro storia. Oscar e Ilenia hanno chiamato Rete Veneta perché da 8 mesi non hanno una casa, un tetto sotto cui ripararsi in questo gelido inverno. Ho perso il lavoro, ho perso la casa e con la compagna che praticamente... seguita da Cittadella, dai servizi sociali di Cittadella e io da Bassano, ci hanno lasciato in mezzo a una strada, non abbiamo più niente. Per cercare riparo, Oscar e Ilenia girano da un posto all'altro, sperando di trovare comprensione e ospitalità. O all'ospedale, poi usciamo, entriamo, oppure andiamo in stazione, e cerchiamo magari o sul treni, vagoni treni, e cerchiamo di passare, poi andiamo dai frati a mangiare a mezzogiorno, però non abbiamo... non abbiamo altro, voglio dire. Per rendervi felice e restituire loro la voglia di vivere, chiedono davvero poco. Una stanza, un letto, una piazza e mezzo, da avere un tetto sopra la testa e magari un piccolo lavoretto da stare tranquilli, insomma. Oscar e Ilenia sono seguiti dai servizi sociali di Bassano e Cittadella. Per lei, se necessario, è pronto un posto all'URSS 15. Ma Ilenia, sopravvissuta a 16 anni ad un drammatico incidente stradale, non vuole lasciare Oscar. Se gli assistenti sociali cercano di dividerci, lo sanno alla fine che faccio, io senza di lui non vivo. Ecco, e siamo così, insomma, non gli costruo niente. Perché noi siamo una coppia che nel bene o nel male, sotto i ponti e qua là, ci siamo sempre voluto bene. E non ci stacchiamo perché siamo un cuore e un'anima anche per strada, però arrivi a un certo punto che non ce la fai più. Oscar e Ilenia hanno chiamato Rete Veneta, noi speriamo di poter dar loro qualche risposta, ma per farlo abbiamo bisogno anche del vostro aiuto. Ed ecco i contatti a cui potete fare riferimento per aderire alla nostra rubrica e io chiamo Rete Veneta. Avete un problema, una segnalazione, qualcosa non va nel vostro comune, mandateci un sms oppure un fax o ancora una mail all'indirizzo redazione@reteveneta.it. Apriamo ora la pagina della cronaca, andiamo a Tezze, una coppia di rapinatori in azione sabato sera, armati di pistole e mascherati, hanno fatto irruzione poco dopo le 18.30 alla sala giochi Admiral di Belvedere di Tezze sul Brenta, un bottino da 10.000 euro, in quel momento nel locale c'era un'addetta e alcuni clienti. Uno dei malviventi ha puntato il revolver contro la cassiera e le ha ordinato di aprire la cassa, il complice ha arraffato tutto quello che vi era contenuto, momenti di panico, i due sono quindi usciti, saliti su un'automobile e fuggiti poi
in direzione Rossano. È scattato l'allarme sul posto carabinieri. Il veicolo usato dai rapinatori era una Fiat Punto che è stata ritrovata poco dopo ed è risultata rubata a Bassano soltanto 2 ore prima del colpo. All'interno non sono state trovate tracce dei malviventi che potrebbero anche aver cambiato il mezzo. Ancora la cronaca, questa volta invece andiamo a Fonte. Dei vandali hanno incendiato un semaforo in via Fontanazzi. Il sindaco dice adesso basta. Ormai in via Fontanazzi a Fonte non si contano più, è l'ennesimo atto vandalico ai danni della segnaletica stradale dei semafori mobili che l'amministrazione comunale ha posizionato in un breve tratto della strada in vista di lavori di sistemazione di 2 muretti di cinta pericolanti. Ieri attorno alle 23:30 i vigili del fuoco di Castelfranco sono stati chiamati da alcuni residenti perché uno dei semafori era completamente avvolto dalle fiamme, completamente distrutto, e il sindaco Massimo Tondi è davvero stanco di questa situazione. Ci sono degli idioti in giro che si divertono a danneggiare il bene pubblico e quindi a danneggiare un po' tutti noi, perché alla fine chi paga è il cittadino e quindi anche loro. Altre volte li avevano spostati o danneggiato il vetro, ma insomma non erano danni gravi. Questa volta purtroppo invece si deve sostituire il semaforo che era di nostra proprietà, ne metteremo uno a noleggio per un periodo tutto sommato breve, perché i lavori in via Fontanazzi dovrebbero partire entro alcune settimane. Io credo sia qualche giovinastro che non sia ben educato. Adesso abbiamo sporto proprio una denuncia formale e speriamo anche di catturarli. Ed ora vi parliamo di sanità, ecco la squadra del nuovo direttore generale dell'ULS 3, Antonio Compostella. Eccoli i volti della nuova squadra scelta dal direttore generale Fernando Antonio Compostella, il direttore amministrativo, l'avvocato Gianluigi Barausse di Sarcedo, il direttore sanitario Enzo Appolloni, tienese e fino allo scorso giovedì alla guida della struttura complessa di medicina di Asiago, e l'unica donna del gruppo, Alessandra Corò, direttore dei servizi sociali e già in precedenza in servizio a Bassano. Tutti volti nuovi rispetto alla direzione strategica precedente, una scelta giustificata così dal direttore Compostella. Io ritenevo che la direzione strategica avesse come presupposto la composizione di elementi che si conoscono, che hanno uno stile e un approccio ai problemi simile, condivisibile. Con loro, al di là dell'amicizia, cioè del fatto che ci conosciamo da tempo, ci stimiamo reciprocamente, c'è amicizia, c'è anche poi soprattutto una professionalità, un curriculum importante. Fare bene in tempi difficili, questo il motto della squadra, come spiega il direttore generale. Sembra una banalità, ma è così, insomma, con le risorse che quest'anno sono in senso assoluto inferiori rispetto all'anno scorso, mantenere doverosamente la stessa qualità, la stessa quantità dei servizi. Ma io sono fiducioso, sarà impegnativo, ma sono fiducioso che centreremo l'obiettivo. E conosceremo meglio i 3 nuovi direttori, i loro obiettivi nelle prossime edizioni dei telegiornali. Ora invece una notizia di giudiziaria. Il sindaco di Romano Dezzelino, Rossella Olivo, ha chiamato oggi la nostra redazione per dare la notizia dell'assoluzione con formula piena che la Corte d'Appello di Venezia ha stabilito per lei e per l'assessore Giuseppe Saretta. Un'unica manifestazione per celebrare il giorno del ricordo e la giornata della memoria. Con le immagini andiamo al liceo Brocchi. Un gesto simbolico, un braccialetto annodato al polso, un modo diverso per non dimenticare 2 pagine, le più tristi della nostra storia, la Shoah e le foibe. L'hanno pensato i giovani della consulta provinciale degli studenti e l'hanno messo in atto oggi gli alunni del liceo Brocchi. Per ricordare il significato che ha la non violenza e l'importanza appunto che questi fatti non avvengano più. Uno spunto di riflessione diverso per aiutare i ragazzi non solo a conoscere i fatti del passato, ma anche per guardare a quanto accade ancora oggi in molte parti del mondo, dove a dominare sono ancora il disprezzo della vita e della dignità. Il braccialetto è una... Sì, è un filo elettrico che abbiamo preso dagli istituti appunto del Bassanese, perché un po' ricorda il filo spinato e un po' perché vogliamo mostrare il significato di questa iniziativa fatta da noi studenti per noi studenti. In particolare appunto abbiamo scelto l'azzurro perché non ha altri significati e perché non vuole essere il nostro un ricordare i morti, ma un ricordare per non rifare, quindi perché queste cose non accadano più.
Alta Padovana si svolgeranno sabato i funerali di Erika e Marco, i due fidanzati rimasti uccisi in un incidente stradale in Australia. Lo scorso sabato il corpo di Marco, come da sua volontà, è stato cremato alla presenza di alcuni parenti. Ora feretro e urna rientreranno in Italia con ogni probabilità nella giornata di venerdì, e sabato è prevista un'unica cerimonia religiosa a Fontaniva per dare l'estremo saluto ad Erika e Marco. Ora invece ci spostiamo a Galliera Veneta, dove procedono serrati i lavori per il nuovo Palasport. Presto Galliera avrà il suo nuovo Palasport. Procedono infatti a ritmo serrato i lavori per la realizzazione del nuovo impianto cittadino, un impianto che sembra già aver trovato il suo nome. E già i residenti di Motinello Nuovo lo chiamano il Pala Motinello, che andrà a rispondere alle esigenze di molte associazioni sportive e di molte associazioni che comunque ruotano intorno al mondo e ai valori dello sport, che chiedono di avere spazi che attualmente sono obbligati ad andare in altre sedi, spesso fuori comune. 100.000 euro il finanziamento che la Regione ha stanziato per l'opera, un impianto all'avanguardia anche sotto il profilo del risparmio energetico e del rispetto ambientale. Un'opera che vede installata sul suo tetto, un'opera in legno lamellare, molto tecnologica e nuova, sul proprio tetto dei pannelli fotovoltaici che produrranno circa, che hanno una potenza di produzione di circa 190 kg ora, che ci dà circa un introito per 20 anni di 40.000 euro circa l'anno. Una somma che permetterà al Comune un consistente risparmio. Questo ci permette, assieme al contributo regionale, non solo di pagare l'impianto fotovoltaico e di avere un ritorno economico, ma addirittura di superare la spesa per la realizzazione dell'impianto stesso. Ma non solo, avremo alla fine dei 20 anni circa anche altri 200.000 euro di guadagno. Ancora sport con la doppia sconfitta di Bassano e Marostica. Stiamo parlando naturalmente di basket. I giallorossi di Pippo Campagnolo hanno ceduto le armi ad un corno di Rosazzo tutt'altro che irresistibile per 63-69. Ora la griglia playoff è a 4 punti di distanza e domenica i bassanesi sono attesi da un'altra difficile sfida in casa di Castellanza. Niente da fare neppure per Marostica, che al Pala Lungo Brenta ha ceduto le armi a Monticelli Busatti, sempre a rincorrere alle prese con qualche infortunio di troppo. I bianco-blu hanno ceduto per 56-64. Continuano ad arrivare le vostre fotografie, i travestimenti del vostro carnevale. Quell'immagine che vedete è la foto della piccola Veronica di San Giuseppe di Cassola. Anche voi potete continuare ad inviare le vostre immagini, gli scatti vostri e dei vostri figli in costume. Farlo è semplicissimo, basta mandarci una mail oppure un MMS ai recapiti che vedete in questo momento in sovraimpressione. La programmazione di Rete Veneta, non perdete davvero questa sera la lunga intervista del direttore Luigi Bacialli con il governatore del Veneto Luca Zaia a partire dalle 21.05. È tutto per questa edizione di TG Bassano, grazie per essere stati in nostra compagnia, un buon proseguimento di serata su Rete Veneta, arrivederci.